ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, voglio ritornare. Avete visto il video di ieri dove abbiamo registrato a livello 1 le vittorie, le sconfitte, un po' quelle che sono successe. Ma oggi voglio tornare sul main deck, il profilo principale. Guardalo qua, che bella home page, ragazzi. Wow, incredibile. Ci sono un sacco di baulozzi belli belli interessanti, belli belli succosi da aprire. E volevo appunto con voi giocarmi queste tre partite con tre mazzi diversi, ovviamente aventi Log Rider come push principale. Andiamo subito, subito, subito a vederli. Siamo contro Rock TY degli S6 Tech Gabriel, subito con un vigliacco Grider. Sono stato io molto lento a non riuscire a piazzare la Torre Inferno tempestivamente, ma vi stavo salutando. Apriamo anche noi con uno Grider al 10 e la lurida schifosa c'ha la Torre Inferno al 9. Va bene, lasciamogli che brucia il mio Ghino, ma non ci preoccupiamo. 2098 la mia torre, 2786 la sua. Vediamo un pochettino. Apriamo con un moschino lì sulla sinistra. Intanto Mago di Ghiaccio sta entrando, me lo palla a fuoco addirittura. Partita che si prospetta molto molto violence. E per violence intendo violenta. Mago di Ghiaccio riesce purtroppo anche a prendere il moschino. Allora andiamo a tirare giù una palla di fuoco. Giocata veramente male, ragazzi. Solo un pochettino, un pochettino in svantaggio, ma la palla di... No, la Torre Inferno riesce comunque a bruciacchiarsi Log Rider. La torre tira giù il suo Mago di Ghiaccio. 2510 la torre in alto a sinistra, 1745 la mia. C'ha pronta la torre, io lo so che c'ha la Torre Inferno lì pronta. Qua mi cade tutto, fermo lì. Finché lui ha la Torre Inferno pronta, io apro con un moschino proprio inoino. Vediamo, lui tirerà di nuovo la palla di fuoco, ma adesso andremo a deviare i colpi dello stregone di ghiaccio sul golem del ghiaccio. La ripartenza anche dello Grider, lui stira un tronco. Cerchiamo di andare almeno a fermare la sua Torre Inferno. Grider che picchia dannatamente, ma che forse non ce la fa neanche ad arrivare sotto torre, ed è proprio così. Non arriva, mettiamo la nostra Torre Inferno, ce la giochiamo tutta la partita così. Torre Inferno contro Torre Inferno, anche lui va a zapicchiare. Andiamo a tirare anche il tronco per eliminare O'Grider e Goblettini che erano lì pronti. Ripartenza di nuovo con O'Grider. Gioca il tronco e gli sgherrini, riusciamo ad andare a zappare 1567. Andiamo a rimettergli di nuovo la Torre Inferno, il golem del ghiaccio sugli sgherri. Molto bene, gli scheletrini a proteggere l'attacco che potrebbe esserci dello Grider. Adesso metterà lui la torre, noi andiamo a proteggere gli scheletrini che dovrebbero fargli male. Aspettiamo un secondino e andiamo a zappicchiare. Molto bene, molto bene così. La tiriamo giù, ma niente di più interessante. Andiamo a tirare anche questo tronco, lui esatto. Mette lo Grider, noi come prima decisi di sprecare il tutto per tutto. Lo facciamo anche noi così, maledizione. Lo Grider è riuscito ad entrare, ha fatto anche dei colpi. Lurida 2.32 alla palla di fuoco, è a portata di palla di fuoco. No, no, la prima partita è andata, ragazzi. La prima partita è andata così, è andata. Proviamo a rientrare in qualche modo, ma lui giustamente tira la palla di fuoco. Non abbiamo assolutamente niente da fare, non fa niente, perché sono un pochettino troppo agitato, perché quando vedo tanti bauli mi si prudono le mani, e quando mi prudono le mani è un casino. Quindi 100 notifiche, niente da fare. Questo invece è il secondo deck giocato con Log Rider. Non mi sta girando bene il primo, non il secondo, il primo che è anche il main. Non lo so, non lo so. Come sapete il metagame cambia spesso e volentieri ogni manciata di giorni. Quindi in questo momento siete che non è ora di giocare Log Rider, ma noi andiamo contro tutte le aspettative. Proviamo a fare un'apertura subito con Log Rider e gang di goblin. Log Rider salta, passa davanti, vediamo se non ha il tronco. Lui congela, ma veramente. E tiriamo anche una zappina, lui tira delle frecce. Noi abbiamo comunque tolto i goblin. Log Rider riesce a dare tre legnate, molto molto interessante la cosa. 1833 contro Cafatevi Sirieg Sand dei British Bulls. Abbastanza
ambigue le sue emoticons che spara, wow, ops, eppure ancora wow, lui gioca degli arcieri. Facciamo ancora così, in modo che lo Grider subisce i colpi e noi proteggiamo. Cosa di meglio che avere un drago inferno là? Andiamo a zappare, vediamo se riusciamo a tirare giù il suo drago inferno. Molto bene, c'è ancora il mago di ghiaccio che a livello 3 non ha nessuna difficoltà ad entrare. Andiamo anche a tirare via la gang con il nostro tronco. Bene così, 1503, ancora inviolate le nostre torri, ancora in panchina il mini pack che non è pronta ancora da giocare il mini pecca, la carta del mini pecca nuovamente. Mago di ghiaccio dietro, vediamo come risponderà lui. A 7 io faccio la partenza con la gang davanti Log Rider. Bene così, bene così, andiamo a provare a zappare. Prendiamo anche il castellone centrale, non mi interessa. Lui credo abbia tirato delle frecce, sinceramente non ho notato molto bene. C'è il drago inferno che sta entrando. Mentiamo il moschettiere, subiremo dei colpi dagli arcieri ma non dal drago. Appunto, il moschettiere non ha nessun problema a tirare giù il drago con un paio di colpi. Non è ancora pronto Log Rider, lasciamolo entrare. Vediamo cosa gioca lui, gioca la gang giustamente. Noi andiamo a tirarla via con il tronco, ripartiamo e mettiamo anche gli scheletri, la gang di goblin. Lui ha giocato una mongolfiera, dove l'ha trovata? Dove l'ha trovata? Abbastanza arrabbiato in questo frangente. Vediamo di fermare perlomeno quel grande ingresso di truppe che si sta palesando davanti a noi. Proviamo a tirare anche una palla di fuoco, riusciamo a tirare giù perlomeno il drago inferno. Bene così, a tirare giù anche la mongolfiera. E facciamo una ripartenza di là, a destra, con Log Rider e gang di goblin. Lui gioca di là una nuova mongolfiera. Proviamo a troncheggiare. Lui spara le frecce. Noi proviamo a troncheggiare. Va bene così. Preparerei dietro il nuovo moschettiere. Lui dovrebbe giocare il drago inferno. Allora, la finite le cose da dire o no? Che continua a parlare. Ma che cacchio è? Log Rider ancora sulla destra, ragazzi. Giochiamo la gang di goblin centrale, molto bene. Evitiamo che il mini pecca vada sul mio moschettiere e vinciamo questa sessione molto molto bene. Direi, datemi un secondo che devo vedere una cosa. Ero dubbioso che non stesse registrando la telecamera lì davanti. E invece, visto che sta registrando, possiamo senza nessun problema andare a farci questo meraviglioso chest opening, partendo dal bauletto maggetto. 98 di gold, una campanina dei barbari e 12 luridi cavernicoli scelti, giustamente, per fare un po' di pandan. Secondo del chest di oggi e secondo e primo dei due argentini, 38 se non ho visto male di gold, uno al Kiriozza e 12 Caballeros. Andiamo ad aprire subito l'altro, che così ce lo togliamo dai piedi. 65 di gold, arriva ragazzi il domatore, 3,36 su 1000, 12 luridi cavernicoli. Ultimo dei due bauli omaggio di oggi, 92 di gold, 11 ordati sgherri e 2 capannine. Abbiamo quelli più belli, quelli più sugosi ragazzi, ma prima di aprirli, eccola qua la campanella ragazzi, da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico. Ma già lo so che ce l'avete attivata, già lo so. Andiamo ad aprire il bauletto d'oro, 251 di gold, 4 giganti royal, 9 goblin lancieri, 24 frecce e 4 luridi cavernicoli con stecchino connesso. Va bene, sarebbe l'ariete da battaglia. Andiamo ad aprire l'ultimo e poi dentro violenti, 575 di gold, 2 gemmine, arrivano le gemmine, 11 lancieri, 11 arcieri, 52 scheletrini, wow, 1500 su 2000, e l'ultima sono 8 Log Rider ragazzi, yeah, 9 Log Rider, 9, sono 8, 9 Log Rider nel chest di oggi, 3,44 su 1000, direi veramente un gran chest opening. E l'ultimo deck invece l'ho fatto io, eccolo qua, quell'altro, il secondo l'ha fatto Nadir, il primo l'ha fatto sempre Nadir. Andiamo invece a vederlo così, come si comporta in ranked. C'è un Vortex, c'è una Princess e un barile violento al 5, siamo contro KJ Greeny 24 dei Funky Call Medina, yeah yeah yeah. Proviamo a fare subito una partenza con barile goblin e Log Rider. Lui gioca in una maniera veramente tempestiva la gang di goblin, che si splitta nella maniera migliore per me, ma anche gli scheletrini ovviamente vanno tutti sul domatore. Giochiamo una princess, avrei dovuto giocarla prima, però noi possiamo sfruttare il vortex per
eliminare un attimo le sue truppe e giocare il mini pekka sul bocciatore. Anche perché la Princess si è salvata. Proviamo a difendere il mini pekka. Lui gioca il mago elettrico. Purtroppo... il mini pekka riesce a tirare giù il mago elettrico. Non ci speravo, sinceramente. Andiamo a sparare così un altro barilozzo. Andiamo comunque a salvare ancora la Princess, perché voglio tenerla per la gang che sta per entrare. E quasi quasi, sono quasi quasi pronto a scaricare lo grider. Vediamo se si salva la Princess. Si è salvata, lui giocherà il bocciatore sicuramente. Ma lo gioca là in fondo, secondo me. Eccolo lì, appunto. Eccolo lì, gli scheletrini sulla Princess. Sono un'ottima counterata, ma lo grider ha tirato un pochettino di legnate. Andiamo a mettere un'altra Princess dietro, pronti di nuovo con il mini pekka, eventualmente anche con il con lo spiritino del ghiaccio. Ma le cose cambiano vedendo il suo cimitero. È necessaria una zap molto rapida, ma è molto bene. Si salva la Princess. Siamo pronti ancora con il cimitero, ancora con buonanotte, con il barile. Andiamo a tirarlo. Andiamo a tirarlo questo barile. E anche lo spirito del ghiaccio. Barile proprio in bocca alla gang di goblin. Porca miseria. E qua c'è anche un drago che potrebbe darmi abbastanza fastidio. Vediamo se riusciamo un attimo a deviarlo con lo grider. Intanto subisce qualche colpo dalla torre. Poco interesse in realtà. Ma lo grider, ragazzi, 1389. Siamo sotto. Siamo sotto. La Princess tira le frecce ma non colpisce. Non abbiamo ancora giocato il Vortex. E l'errore probabilmente è quello. Anche perché... anche perché provo a tirare un barile, ma lo so già che è sprecato. Vediamo se il cogliere... ah, va sulla Princess, non sul mini pekka. Che grande casino. Allora, la zap, la Princess, lo spirito del ghiaccio, gli scheletrini, via col barrel. E mi sa che qua la perdo. E mi sa che qua la perdo. Porca lurida, porca lurida. Siamo andati, siamo andati. 30 secondi alla fine. Sono assolutamente bloccato con i danni. Ah, lui ha messo giù un altro boiler. Quindi cosa fare qui? Tentiamo di tirare via almeno gli spear goblin. Lanciamo una nuova... proviamo a tirare via il mago. Vediamo se se ne va. Vattene via mago. Niente da fare, niente da fare. 8 secondi alla fine. Finisco così, ragazzi. Quindi io vi ricordo due cose semplici semplici. La prima, di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War. E la seconda, sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao.